grande, vedi, no? Non le persone più piccole. Da dove è smaltito questo laser? Vedi su, prematurno anche sotto, vedi in meno. Ha mandato quella del 22 luglio quando era andata. Buonasera, buonasera. Forte alla cultura della violenza, delle intimidazioni, della sopraffazione. Questo è l'abbraccio di Melito che chiede perdono e da questo momento si impegna a far sì che si ripari il danno e che non accadano mai più queste violenze animalesche. Da questo momento vi prego di fare il massimo silenzio e poi l'intervento immediato di Don Benvenuto. Buonasera a tutti, è veramente molto commovente vedere i rappresentanti non solo dei comuni vicini ma anche di comuni lontani presenti qui a Melito per esprimere la loro solidarietà, per sostenerci in questo momento particolarmente difficile per la storia melitese. La manifestazione di questa sera si svolgerà, come diceva Mimmo Nasoni, in un clima di silenzio. Anch'io avrei voluto evitare di parlare per riflettere con voi su ciò che è accaduto nei giorni scorsi, alla luce magari di ciò che magistralmente ci ha detto ieri sera il nostro arcivescovo presso il santuario di Maria Santissima di Porto Salvo. Ma non ho potuto evitare di salire sul palco per parlare perché mi sembrava una mancanza di cortesia nei riguardi di Libera, che è venuta qui a Melito per sollecitarci a scendere in piazza. E allora voglio fare con voi una riflessione ad alta voce. Veramente è da molti giorni che io sto riflettendo sui fatti accaduti a Melito, perché non si tratta di un fatto, ma di un susseguirsi di avvenimenti dolorosi e malavitosi. Da alcuni giorni le attenzioni dei mezzi di comunicazione, delle istituzioni civili e religiose sono puntate su Melito Porto Salvo e direi giustamente per quello che è accaduto, ma c'è il rischio della strumentalizzazione e delle passerelle, dei giudizi superficiali e di parte. Ieri sera il Vescovo nelle sue stupende riflessioni ha messo al centro un verbo, ricostruire. Invito tutti a meditare attentamente su quelle riflessioni che il Vescovo ci ha consegnato. Le nostre comunità hanno bisogno di persone che con umiltà, coraggio e saggezza sappiano leggere attentamente e interpretare i fatti che accadono, dando un giudizio sereno nella verità. In secondo luogo, cercare di tracciare percorsi di speranza che aiutino i cittadini a recuperare quei valori che si sono persi,
per poi riprendere il cammino avendo il coraggio di guardare in avanti. I fatti accaduti lasciano tutti sgomenti, ci fanno stare molto male e vanno condannati senza mezzi termini. La comunità cristiana si china maternamente sulla vittima di tanta cattiveria diabolica e versa le sue lacrime di immenso dolore. Io nei giorni scorsi l'ho fatto diverse volte con la ragazza. Alla giovane vittima e alla sua famiglia esprimiamo la nostra vicinanza con l'augurio che possano recuperare la loro serenità. Il nostro pianto come comunità, che sa di essere madre di tutti, anche per i giovani che, soggiogati dallo spirito del male e del vizio, si sono resi responsabili di tanta cattiveria nei riguardi di una ragazza fragile e indifesa. A loro rivolgiamo l'invito di riflettere seriamente sul loro operato. Abbiano il coraggio di condannarlo e aprano i loro cuori alla misericordia di Cristo, che li sta cercando amorevolmente e, aggrappandosi alla sua mano divina, che si tende verso di loro, con uno scatto deciso si alzino dal fango che li ha travolti per intraprendere un cammino di liberazione e di recupero della loro dignità. Noi comunità ci impegniamo a sostenerli in questo difficile ma esaltante cammino di liberazione, a sostenerli anche se sarà difficile il percorso. A tutti voi, fratelli e sorelle, dico: non permettiamo che i fatti negativi della vita ci rubino la speranza. Noi abbiamo le nostre responsabilità come singole persone, come istituzioni, come parrocchia. Anch'io mi batto il petto, perché certamente ho anch'io delle responsabilità, ma non si tratta di voler colpevolizzare nessuno. A tutti dico: fratelli e sorelle, non permettiamo che i fatti negativi della vita ci rubino la speranza. Apriamo i nostri cuori a Cristo morto e risorto, perché da Lui guidati possiamo essere sentinelle di un nuovo giorno e messaggeri di speranza per tutti, particolarmente per le nuove generazioni. Grazie e do benvenuto. Prima di dare la parola al signor sindaco di Melito, in mezzo a noi ci sono tante persone che hanno subito la tracotanza della criminalità, dell''ndrangheta, che hanno trasformato il dolore in impegno. Io vi prego in questo momento di capire l'importanza di essere concretamente vicini anche nel giudizio, o peggio nel pregiudizio, di essere veramente accanto ai genitori della ragazza, ai familiari e ovviamente alla nostra ragazza. E vi prego, lo faremo ora e poi non lo faremo più. Un applauso e una gratitudine grande al lavoro delle forze dell'ordine, che almeno hanno scovato i responsabili. Un applauso grato. Ma loro da soli non ce la possono fare. O ci mettiamo in campo tutti, o domani saremo qui a fare un'altra cosa. Come ha detto Don Benvenuto, un'assunzione di responsabilità concreta, umile, decisa. La parola al signor sindaco. Buonasera a tutti, grazie. Grazie della vostra presenza. Un ringraziamento va
alle forze dell'ordine, a tutte le istituzioni, ai colleghi sindaci, a tutti voi presenti. Io sono uno a cui non mancano le parole, non mancano mai, ma in questi giorni spesso non le ho trovate. Ho avuto grande sofferenza fin dal primo momento in cui ho appreso questa notizia, l'ho subito comunicata a qualche collega sindaco, chiedendo aiuto, manifestando tutto il mio e il nostro disagio, tutta la mia grande sofferenza, la sofferenza che abbracciava tutta Melito e non solo, perché, vedete, in questi 15 mesi in cui sono stato chiamato dalla città di Melito a guidarla come sindaco, tutto avrei pensato tranne che imbattermi in situazioni del genere. Sì, mi rifaccio anche all'altra che abbiamo dovuto subire, diciamo tra virgolette, alla mamma che è stata ammazzata da una figlia. Io non dico altro, parlano i fatti, non ci sono parole per quello che è accaduto. Quindi adesso, senza se e senza ma, voglio rinnovare la mia, la nostra, la vostra, quella di tutta la provincia e credo del mondo intero, di solidarietà alla ragazza per quello che ha subito. La mia e la nostra solidarietà anche alla famiglia, a tutte le famiglie coinvolte e a tutti coloro che hanno subito per ogni motivo, per qualche ingiustizia, sia di mafia che non. Un dramma immane, un dramma che non ha confini geografici, perché non lo possiamo confinare alla sola Melito, alla sola area grecanica. Un dramma che ha superato anche i confini nazionali. È per questo motivo che sin dal primo momento io ho inteso chiedere aiuto a tutti quanti, perché in questo momento vi parla ha tanto bisogno di aiuto, e l'ho fatto, come ha detto il collega Monorchio, che ringrazio, come presidente dell'Associazione dei Sindaci, con umiltà, senza arroganza alcuna e senza vergogna. L'ho fatto sì con imbarazzo, con difficoltà, con disagio, ma l'ho fatto. L'ho fatto perché, e sfido chiunque a riuscire a fotografare quello che è il mio stato d'animo, lo stato d'animo di un genitore di Melito che vive con sofferenza quello che è accaduto. Un dramma, un grossissimo dramma, che mi vede corresponsabile, che ci vede corresponsabili. Qua nessuno può puntare il dito contro nessuno. Qua è mancata la famiglia e quindi sono mancato come padre. Qua è mancata la Chiesa e come credente sono mancato. Qua è mancata la politica e come sindaco sono mancato. Qua è mancata la società civile, come persona sono mancato. Qua siamo mancati tutti, io in primis, io a interrogarmi sul perché, su che fare, su come fare. L'unica cosa che mi sono sentito di fare, che mi sento di fare, è quella di chiedere l'aiuto di tutti, perché tutti abbiamo bisogno di tutti. Io voglio fare qualche breve considerazione. Ho chiamato sin da subito anche il garante dell'infanzia. Non è vero che l'unica cosa che può fare il sindaco di Melito, che deve fare, è quella
di costituirsi parte civile e cosa già fatta, sarebbe esaurito il mio compito, il compito del sindaco, ma non è così. Molti pontificano, io continuo a chiedere aiuto. Stasera vi chiedo scusa se ho indossato questo vestito, se indosso questa fascia che mi pesa, perché sento il peso della responsabilità di questa fascia. Qualcuno avrebbe voluto che io indossassi una maglietta con scritto no all'Ndrangheta, sono contro gli Amonte, sono con lo Stato. Ma qual è il significato, quale sarebbe stato il significato di questa maglietta? Se bastasse una maglietta con scritta no agli Amonte, no all'Ndrangheta, sia allo Stato, sia alla legalità, il sindaco, i colleghi sindaci e tutti voi con me saremmo pronti anche a sfilare in mutande. E con noi sicuramente ci sarebbe anche il procuratore, il prefetto e il vescovo. Io ho lamentato come sindaco il modo, lo leggo sto trafiletto perché non voglio dare spazio a interpretazione alcuna. Io ho fatto un comunicato stampa che la stampa non ha riportato, che la stampa ha disatteso. Ho lamentato il modo in cui alcuni giornalisti hanno narrato Melito e i suoi abitanti, anche utilizzando descrizioni parziali che hanno distorto la realtà e che dunque non solo sono scaduti rispetto alla stessa finalità di servizio pubblico a cui è chiamata la stampa, ma hanno anche arrecato un danno all'intera cittadina di Melito, all'intera area grecanica e alla provincia di Reggio Calabria. Un danno alla cittadina di Melito già profondamente ferita e stravolta da una violenza che a memoria d'uomo, per quanto posso ricordare io che tanto giovane non sono, non ha pari. Ringrazio comunque il mondo del giornalismo a prescindere e aggiungo che è una considerazione personale, non tutta l'erba è la stessa. Il sindaco, nella persona di chi vi sta parlando, ha sempre tenuto le porte del municipio aperte. Il sindaco non si è mai negato. Il sindaco, da quando ha avuto il cellulare, ha sempre lo stesso numero che potete trovare ovunque, che hanno tutti. Il sindaco non ha chiuso il telefono mai a nessuno e non lo farà. Il sindaco non ha disatteso nessuna indicazione, nessuno, non ha negato alcuna risposta, semmai qualche giornalista l'ha fatto. Il problema è se qualche giornalista non vuole chiamare il sindaco. Allora è chiaro che a Melito c'è l'omertà, ma non è tutto omertoso il mondo di Melito. È chiaro, e nessuno lo può negare, quando in una manifestazione c'è una sparatoria e nessuno vede niente e poi gli esiti rimangono in capo a una sola famiglia e a un piccolo bambino e nessuno ha visto niente. Non vi dico che eravamo così, che eravamo, perché mi ci metto pure io dentro in quella manifestazione, così numerosi come oggi, ma là nessuno ha visto niente. E allora la responsabilità è facile scaricarla alle forze dell'ordine. Melito non è solo 'Ndrangheta, ma a Melito c'è la 'Ndrangheta.
ma a merito ci sono tanti giovani che sono il nostro orgoglio, che sono l'orgoglio nazionale e forse mondiale per merito, i vari Gurnari, Tringali, Fazio, Tarsia. E allora è con speranza che dobbiamo guardare ai nostri giovani, con fiducia. Io, prima di concludere, voglio ringraziare, e lo faccio da padre, da genitore, da sindaco, da cittadino, voglio ringraziare la procura, la magistratura, tutte le forze dell'ordine, i carabinieri, il prefetto, sì, il procuratore De Rao, che dice: noi siamo qui per garantire la vostra libertà, noi, dice il procuratore, siamo con voi. Io mi permetto, perché lo sento, perché lo credo, di dire a lui e a tutte le forze dell'ordine che noi, da questa piazza, da uomini liberi quali siamo, diciamo che loro sono con noi e noi siamo con loro. Noi siamo loro se loro sono noi, e ci dobbiamo sentire la stessa cosa perché lo siamo. Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto. Forse qualcuno avrebbe voluto che io l'aspettassi lunedì mattina all'aeroporto per parlarci, ma non è così. Ci andrò dal Prefetto, ci andremo tutti i sindaci lunedì mattina. Spero che anche lui, come ha dato la disponibilità il procuratore, perché a lui ho chiesto e affidato quel messaggio di speranza e di fiducia che deve avere la mia e la nostra Melito, la mia e la nostra area grecanica, perché voce più autorevole di quella del prefetto, del procuratore e del vescovo, consentitemi, non ci sono. Perché il messaggio del sindaco, avversato di suo, avrà una percezione uditiva un po' distorta e un'elaborazione mentale ancora peggio. Il prefetto nei saluti traccia le linee guida, legalità, rispetto delle regole. Noi intendiamo camminare in quel solco tracciato, già tracciato dalla precedente commissione straordinaria. Melito è stato un comune sciolto 3 volte per mafia. La speranza, il nostro impegno quotidiano è verso quell'indirizzo. A Melito mai più scioglimenti, nell'area grecanica mai più scioglimenti. Quest'area è stata spesso mortificata, umiliata nel suo orgoglio, nelle sue potenzialità, nelle sue risorse. Io vado avanti con i ringraziamenti. Voglio ringraziare il capitano dei Carabinieri di Melito, l'ho fatto sin da subito. Lo voglio rinnovare pubblicamente da questa piazza il ringraziamento a lui e a tutti coloro che con lui hanno lavorato per questo e per tanti casi che ancora magari non sappiamo, anche sacrificando parte della loro vita privata, anche sacrificando le loro famiglie. Un grazie di cuore per il prezioso lavoro che fanno, e grazie a Dio che c'è la magistratura, che ci sono le forze dell'ordine, che ci sono le regole che vanno rispettate. Viva Dio! Perché provate a immaginare un mondo senza di loro, senza le regole, con presunzione, senza questo, il pezzo più grande di chi vi sta parlando sarebbe il dito mignolo del piede sinistro. Ma ritorniamo a questa immane tragedia che mi vede costretto a viverla nella doppia vista, nella doppia veste di sindaco e di genitore. Da sindaco
rinnovo la richiesta di aiuto a tutti quanti. Questo è un momento, quello di stasera, voluto da Libera e fatto nostro come comune, perché noi Libera e tutte le associazioni e tutti i sindaci vogliamo la stessa cosa. Vogliamo la legalità, vogliamo il bene comune, vogliamo il rispetto delle regole, ma vogliamo soprattutto mettere la parola fine e far scomparire dal nostro vocabolario, se mai ci riusciremo, mai più 'ndrangheta, mai più violenza. Allora è il momento del silenzio, un momento di riflessione, un momento in cui basta correre, basta vita frenetica, un momento per fermarci e riflettere. E quindi io questa considerazione la voglio fare a tutti i ragazzi, a tutti i bambini che ci sono in piazza. Io ho due figli, 11 e 14 anni, ho avuto tanti momenti belli nella vita, il matrimonio, la nascita, la laurea, ma quello che in assoluto il momento più bello della vita è la nascita di un figlio. Io ho la fortuna di averne due. Ma questi momenti di gioia si ripetono ogni giorno quando io posso giocare con loro, quando posso scherzare con loro, e a loro dico, come dico a tutti i bambini, perché mi sento il padre, politicamente parlando, della ragazzina che ha subito, ma mi sento anche il padre, politicamente parlando, di quei ragazzi che hanno sbagliato, ma hanno il diritto di avere il perdono. Mi sento vicino a tutti. A voi bambini, a voi ragazzi, non c'è cosa più affidabile, approccio, porto più affidabile del cuore dei vostri genitori. State sempre vicini ai vostri genitori, preoccupatevi quando noi non vi rimproveriamo. E da genitore vi dico che la cosa, tutto quello che sono, sì, questo lo devo dire da figlio, tutto quello che ho, tutto quello che sono, lo devo ai miei genitori, alla mia famiglia. Quindi la famiglia, sì, la famiglia, quella famiglia che è mancata in questo dramma. E l'ultima considerazione la voglio fare da genitore. Pensiamo un po' al tempo che non dedichiamo ai nostri figli, a quell'adolescenza che trascorre senza la nostra presenza. Interroghiamoci se è giusto. Dall'altra parte, come sindaco, ho una grande responsabilità e quindi ringrazio i colleghi sindaci. Ringrazio il presidente dell'ente parco che ha subito una serie di intimidazioni, a cui va la nostra solidarietà. Vi porto il suo saluto perché è a Londra, altrimenti sarebbe stato qua. Vedete, dico, quando noi rubiamo quell'adolescenza, quell'infanzia, privandoli della nostra preziosa presenza, ci pone e ci dobbiamo porre un interrogativo. Ma l'altro piatto, il piatto della bilancia, sul piatto della bilancia dobbiamo mettere in conto che questo sacrificio serve per alimentare quella speranza, perché vedete, se non c'è speranza non c'è futuro. Il futuro passa attraverso i nostri giovani, e concludo, il futuro e il bene comune. Quindi stringiamoci attorno ai nostri giovani, non facciamo mancargli niente. Siamo attenti,
siamo vigili, siamo genitori, impariamo a dire no, impariamo ad arrabbiarci, ma aiutiamoli a crescere e vogliamoli bene. A voi ragazzi e a voi giovani, noi vi vogliamo un gran bene, voi siete il senso della nostra vita. Adesso accendiamo le fiaccole, vi ringrazio per la vostra massiccia presenza che per noi ha un grande significato. Rinnovo i ringraziamenti alle forze dell'ordine, ai colleghi sindaci, a tutte le istituzioni, a tutti voi presenti, a tutte le associazioni. Stateci vicini perché abbiamo tanto bisogno. Personalmente sono quello che ha più bisogno di tutti. Grazie. Grazie al signor sindaco. Come lui ha detto, da questo momento vi prego di evitare il chiacchiericcio, i commenti li lasciamo dopo. Stiamo in silenzio. Prego, dal punto di vista organizzativo, ci fermiamo tutti quelli che siamo qua, avanti, davanti al negozio che c'è lì all'angolo. Prego il confalone della Regione Calabria, del Comune di Melito che aprono, d'accordo, a seguire tutti gli altri confaloni e le associazioni. Quindi il punto di riferimento sono il confalone di Melito e della Regione Calabria. In silenzio vi prego. Davanti a cappello, grazie.
Ancora in loco, se andate a fare qualche cosa in pochi minuti ancora qualche in loco. Ci avviciniamo i gonfaloni un poco da una parte e un poco dall'altra. Chiediamo scusa per il disguido tecnico. Dicevo prima che adesso parlerà, chiedo scusa, parlerà Don Ennio Stamile, che è il referente regionale di Libera, che ci rappresenta tutti. Diamo l'appuntamento, l'abbiamo detto l'altra mattina, lo ripetiamo anche alla gente che magari non legge i giornali. Giorno 7 ottobre, chi ha voglia di mettersi in gioco e in discussione, creando continuità a questo momento, perché abbiamo detto nell'appello e nell'invito che questa sera gradivamo la presenza della gente per bene di merito, ma anche di persone che già da stasera pensano a come si possono mettere in gioco nelle scuole, nelle parrocchie, nell'associazionismo,
dappertutto, ognuno con la propria responsabilità. Quindi in modo concreto e operativo porteremo le nostre proposte giorno 7 ottobre, la prima riunione per comodità, saremo ospitati in qualche ambito del comune, poi le altre le faremo, decideremo dove, in parrocchia, in altre associazioni. È importante mettersi in gioco. Diamo subito la parola a Don Ennio. Grazie. A me l'ingrato compito, il difficile compito di tracciare, ecco, alcuni pensieri conclusivi in questa serata così particolare, così dolorosa, così silente. Io prima però di farlo avrei bisogno di qualche minuto, brevissimo, per dire semplicemente grazie a chi ha voluto organizzare questo importante appuntamento. Importante appuntamento per dare un segnale chiaro, chiaro a coloro che ancora sono convinti di operare il male, che Melito Porto Salvo è altra cosa, che Melito Porto Salvo è una città che ha una storia straordinaria fatta di cittadini e cittadine straordinarie, di uomini onesti, che Melito Porto Salvo non merita appunto questo male radicale. E allora consentitemi di dire grazie innanzitutto al Presidio Libera di Melito, perché ha svolto un lavoro eccezionale in pochissimi giorni, mettendoci, ecco, raccogliendoci tutti qua questa sera. Io voglio tributare un applauso soprattutto a questi ragazzi e a queste ragazze straordinarie che operano nel silenzio e gratuitamente nel mondo associativo, davvero straordinario. E poi consentitemi di dire anche grazie, oltre a Don Malara, per le sue parole semplici e dirette, coraggiose, coraggiose. Perché ci vuole coraggio a riconoscere i propri errori e li ha indicati uno per uno. E quindi grazie Don Malara per questa testimonianza davvero coraggiosa, che ci dà forza e ci dà convinzione a ripartire da oggi, come ci ha detto Mimmo poco fa, perché questa non è una manifestazione isolata, non è una passerella, non siamo saliti sui palchi per fare comizi, ma per assumerci ciascuno di noi le proprie responsabilità. E quindi grazie a Don Malara e grazie ai sindaci presenti qui, che siete tantissimi. Ci avete dato una bellissima testimonianza e questa è la politica che vogliamo. Perché ognuno di voi nella fascia che porta, come ci ha detto il sindaco di questa città, sente il peso della responsabilità. E io mi sento di ringraziarvi perché è una bellissima testimonianza quella che ci avete dato oggi, semplicemente con la vostra presenza silenziosa. Però voglio dirvi, ma così fraternamente, lo dico perché da cittadino lo sento, lo sperimento, incontrando giovani. Abbiamo bisogno sempre di più del volto bello della politica. Perché la politica si può permettere di sbagliare, ma chi non sbaglia? Chi di noi non sbaglia? Ma non si può permettere di fallire la politica. Non si può permettere. E la politica fallisce tutte quelle volte in cui purtroppo un comune viene sciolto perché colluso con l'andrangheta, quello è il fallimento della politica. E se la politica fallisce, fallisce una città, fallisce la storia di una città, non ce lo possiamo permettere. E allora davvero prendiamo coscienza tutti quanti noi di questa responsabilità che abbiamo, ciascuno nel proprio ruolo, ancor di più voi, consentitemelo. Perché? Perché voglio ricordare a me innanzitutto e anche a voi, se lo permettete, ciò che Paolo VI ci ha detto a proposito della politica. La più alta ed esigente forma di carità è la politica. Alta ed esigente. E allora, oltre a dirvi grazie, lo ripeto il concetto, ciascuno di noi prenda coscienza della propria responsabilità e dell'impegno che ha. E poi alcune brevissime conclusioni, note conclusive rispetto a quello che abbiamo fatto questa sera, ricordandoci innanzitutto di chi è la vittima. Perché quando si fanno
purtroppo troppe parole, a volte si dimentica di chi è la vittima. La vittima è questa ragazza che ha subito un male davvero inumano. E bene ha fatto la stampa, anche se la stampa ha ragione il sindaco, a volte esagera, spesso esagera, soprattutto quando non riesce a distinguere. E la stampa ha usato un termine esatto e preciso nei confronti di coloro che hanno operato il male, ha usato il termine branco. E il branco noi lo sentiamo ripetere tutte quelle volte in cui ascoltiamo fatti riferenti a animali selvatici che si riuniscono in branco perché hanno una preda davanti. Questo termine branco non può e non deve essere mai riferito a uomini, ancorché giovani, mai, perché gli animali sono giustificati dal loro istinto, noi uomini no. Perché abbiamo una ragione, abbiamo una coscienza. E allora il mio invito, il mio grido questa sera è rivolto soprattutto a coloro che hanno fatto il male. Prendete coscienza del male che avete fatto a questa ragazzina. Prendete coscienza del male che avete fatto al papà e alla mamma, a una città intera, alla Calabria tutta, ancora una volta passata agli onori della cronaca, così come sappiamo. E questo non è giusto. Ecco, io poi voglio rivolgere semplicemente, oltre che un invito alla conversione a questi giovani, un invito soprattutto a tutti quanti noi questa sera a prendere coscienza del male radicale che viviamo in Calabria, che si chiama 'ndrangheta. Un male radicale che sconvolge il volto, deturpa il volto di questa regione, di tutti quanti noi. E se questo è il male radicale, tutti quanti noi, nessuno escluso, nessuno escluso, deve assumersi le proprie responsabilità e il proprio impegno a metterci insieme tutti, nessuno escluso, perché in questa lotta nessuno può essere escluso, nessuno di noi, a prendere coscienza e quindi la propria responsabilità che questo male va combattuto fino in fondo, fino in fondo. E come disse Don Italo Calabrò, l'ho ricordato proprio ieri a Reggio Calabria, in un contesto quasi simile a questo, il 2 agosto, aiutami Mimmo, 1984, a Lazzaro, quando venne rapito un bambino dall''ndrangheta, un bambino, ha usato parole forti che io voglio ripetere qui questa sera, perché le condivido in pieno. Questi uomini non sono uomini, non sono uomini d'onore. Sono parole forti di Don Italo, che io voglio ripetere qui questa sera. E allora, e concludo davvero, la nostra esistenza, quella di ciascuno di noi, ci fa sperimentare momenti generativi, di generazione, e non soltanto quando nasce un bambino, di generazione, come l'evento di questa sera, di generazione, quando nasce una realtà bella come Libera qui, quando nascono le associazioni importantissime in ogni città, questi sono momenti generativi, importantissimi. Però la vita ci fa sperimentare anche degenerazioni. È quello che in questo periodo ha subito questa ragazzina, è stato degenerante. E allora tra la generazione e la degenerazione cosa c'è?
c'è la rigenerazione. Abbiamo bisogno di rigenerarci. E allora questo sia l'inizio di un percorso che non finisce qui. Come ha detto Mimmo, ci si rivedrà fra poco. È libera e disposta a fare la sua parte come sempre ha fatto, a stare accanto a coloro che soffrono. Nessuno escluso mai, un'altra frase cara a Don Italo, nessuno escluso mai. Libera e disposta a fare la sua parte fino in fondo. Che lo sappiano, qualcuno che ci ascolta, non saranno lasciati soli, ma libera e disposta anche a fare la sua parte verso coloro che vogliono convertirsi. E lo dico soprattutto a questi giovani. E la conversione ha un percorso faticoso a volte, ma bello, è rigenerante. E allora grazie davvero a tutti quanti voi, e speriamo che questo sia l'inizio della rigenerazione di tutti, che tutti quanti noi abbiamo bisogno. Grazie. Le parole forti, profonde di Don Ennio sciogliamo questo momento d'incontro. Io mi permetto di ricordare ancora una volta che quello che è accaduto alla nostra ragazza di merito era già accaduto qualche anno fa in un altro paese qua vicino. Si chiamava Anna Maria Scarfò, 1999. Sapete che è successo ad Anna Maria Scarfò? Dopo essere stata violentata dal branco, che solo pochi mesi fa la Cassazione ha fatto la condanna definitiva, e anche lì c'era un capo mafia e altra gente. Quella ragazza per anni è stata continuamente violentata dalla comunità, che l'ha abbandonata, ha messo in giro menzogne, perché i mafiosi sono anche bravi a gettare fango e a distorcere le verità. Quello che abbiamo fatto stasera è per evitare che accada questo alla nostra ragazza. Prima di tutto la verità, poi la vicinanza ai familiari, al papà, alla mamma, al fratello e soprattutto a lei. Abbiamo già presentato a chi di dovere le disponibilità concrete, perché nessuno ha bisogno di pacche sulle spalle, ma di gesti concreti, e l'abbiamo fatto. Non lo diciamo che cosa, ma l'abbiamo fatto, in piena sintonia col procuratore e col presidente del Tribunale dei per i minorenni. Quindi questa sera è stato un atto di civiltà, un atto grande di civiltà. Ci rivedremo, chi ha voglia, e spero in tanti, soprattutto quelli che hanno responsabilità educative, dalla scuola all'associazionismo. Ci rivedremo giorno 7. Ce ne andiamo in pace stasera, con nel cuore la nostra responsabilità, ma con la determinazione a continuare a essere presenti in questo territorio e negli altri territori che i nostri comuni qua, i nostri sindaci rappresentano. Buon ritorno a casa a tutti.